Eccoci qua, siamo nella pizzeria della figlia del presidente. Lei è Maria Cacialli, la figlia del presidente, e lui è Armando, il figlio di Maria. Noi stiamo creando, stasera stiamo assistendo alla creazione di quella che è uno dei prodotti più importanti della, diciamo, tradizione pizzaiola napoletana, forse il primo della storia della tradizione napoletana, che è la pizza fritta. Pizza fritta che ha una nobiltà sua intrinseca, che è stata forse veramente prima ancora dell'esistenza dei forni a legna, già avevamo degli esemplari di questo tipo di pizza, che è rimasto molto vivo nella partecipazione e nella cultura napoletana. Allora, questa sera i Cacialli ci presenteranno questa pizza fritta, che è un impasto che verrà adesso illustrato da Maria o da Armando. Quindi il tipo di impasto che faremo adesso è l'impasto classico napoletano, sostanzialmente, che può essere utilizzato sia per essere poi cotto nel forno a legna che anche nella pizza fritta. Perfetto, Armando. Allora, praticamente, spiegaci un pochino, cosa hai qui davanti a te? Allora, come qui abbiamo quattro elementi principali: la farina tipo 00, 300 W, quindi non è una farina troppo debole, né una farina troppo forte. Di media forza, bravo. Sale marino normale, 1 litro d'acqua e 1 grammo di lievito, che poi dopo andremo ad impastare. Faremo un impasto a mano, cercheremo di imitare la lavorazione a macchina e vi faremo vedere un po' il procedimento dell'impasto classico della pizza napoletana, che poi noi usiamo sia per quella da forno e per quella da fritta. Le basi principali di un buon impasto per la pizza fritta e come la pizza a forno sono prima di tutto una lievitazione abbastanza con dei tempi precisi e determinati, quindi andiamo da una lievitazione a partire dalle 12 ore. Ah beh, quindi non è un impasto veloce, è un impasto già buona maturazione. No, un impasto con una lievitazione lunga e scarsi dosi di lievito. Bene, bene. Anche con le grandi quantità non superiamo una certa elevazione di lievito, perché comunque noi siamo un lievito di birra che, a differenza di quello là naturale, è un po' più forte, non è meno leggero come quello là che ha bisogno di più tempo, quindi usiamo sempre bassi quantità e una lunga lievitazione, che garantisce anche una maggiore digeribilità e sviluppo di profumo, una dilatazione alta dell'impasto quando lo facciamo. E come spiegavo prima, ho detto imitare la lavorazione a macchina, perché la macchina è a braccia tuffanti, prende l'impasto dall'esterno e lo porta all'interno. Così facendo noi andiamo ad incamerare dell'aria, dell'impasto, sarebbe delle bolle, per farvi capire, che poi lievitando queste bolle si vanno ad aprire un varco, uno spazio nella pasta. E poi dopo, quando voi, non so, avete visto, siete andati a mangiare delle pizze da qualche parte, tipo pizza napoletana, perché fuori comunque è difficile vedere, che nel cornicione è quasi vuoto, ci sono quelle delle alveolature, quella è l'aria che si è formata all'interno, che poi crescendo si fa spazio e rende leggera la pizza, l'impasto. Fantastico. Allora, in pratica l'impasto che prepariamo stasera è un impasto a 12-14 ore con una farina di media forza, con una quantità di sale più o meno intorno ai 50 grammi per litro, 50-55 grammi, 50-50, più o meno che idratazione abbiamo? Cioè, per 1 litro d'acqua, più o meno, poi dipende ovviamente dall'assorbimento specifico. Io parlo del lavoro che facciamo, noi è un impasto idratato, ma siccome noi lo usiamo per la pizza fritta non superiamo un 60% di idratazione, perché comunque la pizza fritta ha bisogno di una bella manualità. Quindi stai su 1,650 di farina, insomma, più o meno, su 1 litro d'acqua? No, su un chilo e mezzo, 1,50 non superiamo, 1,50. Perché come dicevo, la pizza fritta ha bisogno di una manualità diversa dalla pizza a forno e c'è bisogno di un impasto non proprio al 70-80% di idratazione, sennò poi dopo rischiamo di perderla del tutto. Ok, allora vogliamo cominciare a far vedere i primi passi? Va bene. Allora, prima versiamo l'acqua. Acqua ovviamente. Fredda. Fredda, non si fa. Sì, un litro. Okay.
Quindi un chilo e mezzo di farina circa su un litro d'acqua, che significa, ho fatto adesso i calcoli, il 66% di idratazione. Sì, sì. Che è una buona idratazione, un impasto bello idratato. Sale. Quindi tu hai messo sale e lievito insieme. Sì, ho messo prima, vabbè, il procedimento è che comunque molti fanno giustamente, che fanno mettono prima l'acqua, poi mettono il sale e poi dopo fatto che mescolano prima farina, acqua e sale e poi dopo mettono il lievito. Però così è un procedimento sbagliato, perché non fanno incontrare il sale con il lievito, però comunque la pasta già sta prendendo forma, qui il lievito si deve andare a sciogliere e poi dopo deve andare... Guarda, hai detto una cosa di una giustezza che noi abbiamo scoperto solo in ritardo, però comunque ci siamo arrivati un po' anche noi, e molti sostengono che mettere insieme sale e lievito fa sviluppare una sostanza che si chiama glutatione, che porta una maggiore elasticità all'impasto, la possibilità di estendere di più l'impasto, che è un po' il gesto che viene fatto quando si immerge la pizza fritta, no? Quello di stirarlo fino all'inverosimile, e questo è proprio grazie al fatto che si sono incontrati il lievito col sale. Quindi tu metti più o meno una metà della farina in primo colpo. Sì, vabbè, inizio quella poi è un po' più particolare, così, perché quella cosa che ti metti ti permette di lavorare a due mani. Invece questa qua ce n'è solo una. Maria, dici qualcosa un po'. Tu da quanti anni che fai le pizze fritte qua? Ma io da quando sono nata. Sono nata qua, nella pizzeria. Quindi quanti anni sono? Tanti. Ma ti devo dire anche quanti anni ho. No, l'età tua no, per l'amore di Dio. A parte che tu te lo potresti permettere, che sei una ragazzina, quindi puoi farle queste cose. Però... Vabbè, considera 30 anni, dai. Mamma mia. Ne hai viste passare di pizze fritte? Eh sì, e ne ho mangiate di pizze fritte al forno, ora, anche perché poi per deformazione professionale io vado ad assaggiare. Adesso ti faccio un primo piano proprio della ciotola, così i ragazzi possono vedere un po' il tuo gesto. Ha superato il papà. Ma se ci sta la passione, a parte che parte avvantaggiato perché tiene i maestri bravi. La cosa ci posso sta dire la... una cosa? Io tutto questo sapere, tutta questa esperienza, la tiene dentro. Perché i pizzaioli, guarda, è bello che ci si diventa, ma si nasce. Lo devi tenere dentro al cuore. Un ragazzo di 20 anni che fa questo lavoro. Quanti anni c'hai? Questo lavoro molto sacrificato. Oh, quanti anni c'hai? 22. Mamma mia. Sacrificarti più bei giorni della tua vita. Però Armando, sai quanta gente sul forum nostro in questo momento ti sta invidiando tantissimo? Ci sono tanti che sognano di aprirsi una pizzeria e di fare quello che stai facendo tu adesso. Vabbè, piano piano i sogni si realizzano per tutti, Per alcuni restano basta sogni. Basta che ci mettono la passione e non ci mettono la tasca. Non devono pensare al business. Devono pensare alla passione che hanno dentro. Sì, sì, sì. Innanzitutto a dare un buon prodotto ai clienti. Non è che uno va a fare una pizza e poi compra prodotti di pessima qualità e fare tutto questo per guadagnare denaro. No, una cosa si deve anche tutelare, capito? Trovare un equilibrio. Cioè, non può fare pizza così, ci faccia pizza. Per fare pure pizza napoletana e farci anche di più. Questo è un lavoro di responsabilità, ma grande. Ma anche perché poi hai tutto il peso della tradizione sulle spalle, insomma, non è una cosa da dire. Io a volte guardo la gente mangiare. Ma poi fai in cascola il vicino. Ma vedi che là la danno manco a niente. La cosci però. Vicino a loro. Ma se tu non dici posto a cassa, cassa. Qui abbiamo rabboccato un altro paio di etti di farina, insomma, più o meno.
così poi si regolano anche i nostri amici a casa. Dopo che dipende sempre dalla farina, la certa farina è umida. Dalla maturazione, anche dall'atmosfera. No, no, non è questo, stai bravo, perché a volte sempre le farine sono a periti, lì sono periti che sono più umide, lì che periti meno. Sai che abbiamo scoperto noi? Che le farine appena comprate non sono mai di qualità eccezionale. Se tu aspetti un po', un mese, per venire a casa, conservate, tranquillo, un posto bello, con l'alloro intorno, assorbe molte grezze come dovrebbe assorbire. Pensa dove li tengono, esatto, non li sempre pronti. No, spettacolo. La maggior parte non sono tutti asciutti, quindi... Voi avete una camera di lievitazione o avete la lievitazione per tradizione in un posto? No, la lasci in casa, io non c'avevo più spazio, che la lasciamo fuori normalmente. La lasciamo fuori? Perché c'è una camera. Ho una camera apposta, cioè. Io ho girato già qualche pizzeria finora e devo dire che più di una volta ho scoperto che noi non usiamo il frigorifero, noi per carità il frigorifero, però abbiamo una cantina che sta sempre a 7 gradi. Sarà pure che non uso un frigorifero. Io un frigorifero naturale, scusa. Qualche giro di pieghe sull'acciaio ed ecco il risultato. Lo che stiamo guardando, no? Perché il legno rispetto a questa qua, guarda, non trattiene la farina. Quindi tu quando vai a passare quello là di legno che noi usiamo, cioè che noi usiamo quando facciamo gli eventi e altre cose, la maglia, non si trattiene la farina. Quindi tu quando vai a mettere sul banco, già ce l'hai asciutta, invece questa è tutta bagnata, capì? Perché quella, poi quella di plastica. Il legno se la sa con l'umidità, no? Senti, quali sono i condimenti tradizionali che si fanno con la pizza fritta? Complimenti. Condimenti. Condimento. Quello proprio tradizionale. Ricotta, provola e pepe. Quindi cipoli, ricotta, provola e pepe, questa è la classica. Ma poi ce ne sono altri. Si aggiunge il pomodoro, si può aggiungere il ciccolo, si mette il salame, anche il salame. Con la salsiccia e i friarielli, dipende al gusto di quindi è vario, non è uno soltanto. Però quello principale sarebbe quello con i cicoli, ricotta, provola e pepe. La classica, sì. Questi nomi? Sì, così c'è di maiale. Ah, falli vedere, ci puoi passare. No, non lo so fare. Poi passiamo dopo quando li vediamo dopo. Vabbè. Il gesto suo, c'è niente da fare. Il mondo della pizza è bello per questo, c'è la personalità di ognuno nel gesto. Ognuno ha la sua personalità. Questo me lo si mette a riposare, come funziona? Ah? Eh sì. Questo me lo tieni fino a domani praticamente, 12 ore più o meno così. No, questo è che bisogna farlo riposare 3-4 ore. Ah. Poi dopo incomincia lo stadio di panetti. Per fare le palline, i panini. Sì, esatto. Mamma mia. Poi dopo ho fatto lo stadio, sono passate 3-4 ore, si lascia, perché poi dopo lasciato riposare. E fai i panetti.
è come tu li metti prima pasta dentro, quindi ci devi dare sempre altre 10-12 ore di lievitazione. Quindi tu fai una prima fase di riposo, che è questa, che la tieni ferma per 2-3 ore più o meno. Sì, 2 ore, 3 ore. La puntata è abbastanza corta. Poi fai lo staglio. Da quanto le fai le palline? 2,50. 2,50, ok. E poi le metti nelle cassette di plastica e le tieni quanto tempo più o meno? Nelle cassette, ti ho detto, 12 ore. Circa 12 ore, no? 12-10 ore. Va bene, allora noi adesso interrompiamo. Poi dopo si deve coprire un pannolino. Noi interrompiamo un po' questa fase e faremo fra un po', faremo vedere la fase dello staglio. Va bene? Ok, fermo qua.